Siamo con Giulio nel laboratorio dell'azienda Poliedrici, un'azienda giovane ma ormai storica per i loro allestimenti artistici che sono partiti col polistirolo, poi dopo ci racconterà Giulio e hanno, poi dopo si sono allargati tanti altri materiali, ma noi in epoca, chiamiamola emergenza coronavirus, gli chiediamo che evoluzione hanno avuto e su quale materiale si sono specializzati da quando appunto c'è stato il problema del distanziamento. Quindi Giulio, tra l'altro, ha qui anche un prodotto che così ce lo può far spiegare. Sì, ecco, noi diciamo che nasciamo come un'azienda che produce allestimenti su misura. Allestimenti per eventi, allestimenti fieristici, allestimenti per attività commerciali e quindi diciamo il nostro obiettivo aziendale è sempre stato quello di produrre delle realizzazioni che fossero su misura e dal punto di vista delle dimensioni ma anche dal punto di vista delle personalizzazioni, quindi cercare di dare un prodotto che potesse essere appunto fatto appunto su misura sulle esigenze del cliente. E anche per quanto riguarda gli allestimenti di distanziamento, quindi le barriere in plexiglass come questa alla mia sinistra, abbiamo cercato di fare appunto questo tipo di lavoro restando fedeli a quella che è la nostra mission, quindi non andando a sovrapporci a fette di mercato standardizzate così come facevamo col polistirolo, dove abbiamo sempre fatto pochi tagli standard da grande industria come possono essere quella per i cappotti edilizi delle case o di altri tipi di lavorazioni per l'imballaggio, ma andando sempre sulla parte diciamo artistica se vogliamo o comunque più artigianale, ecco, quindi anche nella realizzazione di questi parafiati che come ormai saprete si trovano anche su internet piuttosto che in tanti negozi di formati standard, noi invece siamo andati a dare dei formati che fossero su misura per i nostri clienti, delle linee che non fossero anche quelle diciamo standard gli angoli appuntiti e della possibilità di personalizzare il prodotto con un'incisione tramite appunto un macchinario laser. È un foro anche questo personalizzabile, quindi pensiamo magari all'esigenza di un bar rispetto all'esigenza di un ufficio che può avere un foro più grande o più piccolo, ecco banalmente qui ci passa un bicchiere, ma se fosse stato per un ufficio sarebbe potuto essere più basso, o per un bar che produce che vende tanti cocktail o per un'enoteca sarebbe dovuto essere più alto, perché banalmente qui giù ci passa magari un bicchiere più piccolo per l'acqua da accostare al caffè ma non un bicchiere più alto. Ecco, tutte queste esigenze che sembrano appunto delle cose molto dettagliate spesso non lo sono, perché fanno appunto pendere l'utilizzo di un oggetto da un lato o dall'altro. Quando vi è venuta diciamo l'idea di mettervi in questo nuovo settore, come vi è venuto subito, oppure come dire è stato un ragionamento quando avete visto come si stava evolvendo la situazione, come è nata l'idea di questo business? È nata successivamente a quella che è stata l'esigenza primaria del mercato, nel senso che come dicevo appunto noi abbiamo deciso di investire su un macchinario, su una macchina laser per poter fare delle cose che avessero a che fare col nostro ambito di mercato, quindi molto più estetiche come può essere un prodotto come questo o tanti altri che possono essere tagliati e incisi su carta, cartone, pietra, tessuto, legno, tanti altri materiali, vetro e tanti altri materiali rigidi, anche magari accoppiandolo a quello che era appunto la nostra lavorazione primaria, che era quella del polistirolo. Si può pensare, non so, a una scritta da palco con davanti un supporto rigido, quindi dove la profondità lo dà il polistirolo e il fronte lo dà il materiale rigido, quindi questa era l'applicazione primaria quando appunto abbiamo preso il macchinario pochissime settimane prima, tra l'altro, che iniziasse il lockdown. Quindi poi venendo appunto quindi meno prima ancora che ci fosse lockdown, cioè voi diciamo avete, come dire, avete capito
che era un'esigenza questa su cui, verso cui ci si stava dirigendo, insomma, quella di distanziare il cliente da chi ha poi la vendita del prodotto. In realtà non del tutto così, nel senso, noi abbiamo preso questa macchina appunto per fare delle lavorazioni di tipo diverso. Okay. Ci siamo dovuti ristrutturare su quella che era l'esigenza del mercato, quindi abbiamo visto che gli eventi venivano meno per ovvi motivi, per motivi appunto del lockdown, e poi successivamente quello che è il momento adesso in cui gli assembramenti non sono possibili, e dunque abbiamo dovuto ristrutturarci sotto il punto di vista del tipo di produzione, da una produzione più prettamente estetica a una produzione di allestimento, appunto di distanziamento, come può essere questa barriera parafiato, piuttosto che la produzione di adesivi calpestabili per il distanziamento, appunto, e per tutto quella che è la segnaletica, diciamo, a terra per i locali. E quindi adesso, diciamo, i vostri clienti quali sono, soprattutto a chi vi rivolgete? Ci sono una serie di clienti che sono erano nostri clienti anche già prima. L'esempio più, diciamo, immediato rispetto al legame con il polistirolo è la pasticceria. I pasticceri usano tanti dischi in polistirolo per le torte, soprattutto chi fa tante torte nuziali, diciamo di quelle moderne, un po' più estetiche, anche un po' più grandi, non la classica torta all'italiana, che oggi ci chiedono appunto di fare dei lavori sui banconi per il distanziamento. Accanto a queste aziende, che sono le aziende che già collaboravano con noi, ci sono tutta una serie di attività, come possono essere le palestre, gli uffici, dove il distanziamento sì tra il cliente e l'esercente, ma anche tra i colleghi stessi, quindi come si può pensare appunto negli uffici, il distanziamento di una intera scrivania dove lavoravano magari due persone, una di fronte all'altra, che appunto hanno bisogno di una barriera per essere appunto distanziati e più sicuri tra un lavoratore e l'altro. Rispetto al fatturato precedente, cioè voi prima avevate il vostro, diciamo, standard di fatturato con i prodotti pre-Covid, questo prodotto ha sostituito, diciamo, una parte del fatturato, perché chiaramente non facendo più eventi, quindi c'è sicuramente un calo. Non voglio farvi corti in tasca, ma per capirci, questa riconversione a voi quanto vale in termini di fatturato percentualmente? Cioè di quanto è cresciuto o non diminuito rispetto a non aver fatto un prodotto di questo genere? Ok, la questione è da affrontare in maniera comparata. E se dobbiamo guardare al nostro fatturato della stagione primavera-estate del 2019, non sono assolutamente comparabili neanche avendo un nuovo prodotto, perché è ovvio che da quando abbiamo aperto l'azienda, il periodo degli eventi all'aperto e comunque i periodi delle fiere, dove si inizia a lavorare un po' più su degli eventi più consistenti, anche commerciali, era quello trainante del fatturato. Ovvio che se dovessimo invece compararlo a dei mesi più, diciamo, con un fatturato più basso, come può essere, non so, ottobre, gennaio, novembre, diciamo che potrebbe avere anche una potrebbe dare anche un diciamo un, che questa riconversione, chiamiamola così, questo investimento su questo macchinario ha in parte, se non del tutto, diciamo, coperto un buco di fatturato che si era creato causa mancanza di eventi, insomma, gli effetti ovviamente. Assolutamente. Che quindi questo, diciamo, il vostro è anche un segnale, un caso di che dimostra come riconvertendosi forse si riesce un po' a contrastare per qualche mese gli effetti negativi, poi chiaramente dopo poi bisogna ripartire regolarmente. Certo, credo su questo anche, insomma, confrontandoci abbiamo capito che la parte più importante, oltre ovviamente a poter continuare ad avere un fatturato che altrimenti non ci sarebbe stato
poggiandosi solo sugli eventi, perché non ci sono appunto eventi in corso, che oltre appunto alla parte prettamente economica immediata, il fatto di essere ancora presenti per i nostri clienti, credo che questo sia realmente la cosa più importante al momento, perché in alternativa noi saremmo stati aperti ma assenti sul mercato. Quindi accanto al fatturato immediato che danno appunto questi prodotti qui, c'è la possibilità di continuare a stare con i nostri clienti e a dotarli di ciò che in quel momento gli serve, cioè serve loro. E questa cosa qui è importante quasi quanto il fatturato emergenziale di questo periodo qui. Grazie e complimenti allora. Grazie a voi.